Buongiorno a tutti i telespettatori, siamo qui riuniti questa mattina per la disputa dei campionati regionali a squadre giovanile di tennis tavolo. Come presidente della mia società del TT Castrovillari e da consigliere regionale in quota atleti, con il presidente Petralia che sta qui a fianco a me, abbiamo voluto fortemente portare nella città del Pollino questo grande evento giovanile. Per noi di Castrovillari è la prima volta che abbiamo questa grande gioia di ospitare i campionati regionali a squadre, che assegnerà il titolo di campione regionale a squadre 2014. Una grande gioia e vi presento il mio presidente del Comitato regionale FITET Calabria che è qui a fianco a me. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Giuseppe Petraglia, sono il presidente regionale della Federazione Italiana Tennis di Tavolo. È con grande piacere che oggi praticamente siamo qui in questa manifestazione che rappresenta per noi il top dell'attività giovanile. Oggi si disputano i campionati regionali a squadre e per noi è un grande onore per due ordini di motivo. Il primo perché comunque un'attività come il tennis tavolo è credibile ed è entrata all'interno di una grande manifestazione qui a Castrovillari molto sentita, che è il 56esimo edizione del Castrovillari e anche del folklore internazionale. E quindi per noi esserci è un grande evento. E per questo ecco che io ringrazio l'amministrazione comunale, sicuramente il sindaco Lopolito, il presidente della Proloco, che ho avuto anche il piacere di conoscere ieri sera, e tutto un po' tutta l'equipe che comunque sta organizzando questa organizzazione. E poi un grazie a Giuseppe De Gaio. Giuseppe De Gaio che è riuscito nel suo piccolo a fare grande questa attività. E io ne sono veramente grato perché comunque grazie a lui il nostro movimento, il nostro sport, i nostri giovani riescono ad fare quello che comunque potete osservare tranquillamente. Noi facciamo tennis di tavolo, la nostra attività è quella di fare promozione, di stare sul territorio, ma soprattutto quella di andare a promuovere la nostra disciplina. Non è facile perché comunque le strutture sono quelle, però ecco, noi ci vogliamo essere in quasi tutto. E questo è portabandiera il nostro Giuseppe De Gaio che comunque ci dà una grande mano aiuto in questo tipo di territorio, ma soprattutto Giuseppe è anche un consigliere regionale, a cui io devo tanto per la sua opera che fa nel territorio calabrese. Quindi veramente un plauso a Giuseppe per quello che fa, per quello che crede soprattutto, per quello che crede. E poi sono sicuro che comunque questo è l'inizio di una grande avventura, è una sfida che noi vogliamo fare, è una sfida che comunque insieme al nostro presidente Franco Scianimanico che saluta tutto quanto, ieri abbiamo anche dato gli istituti, cioè abbiamo dato anche i saluti istituzionali, mi permetto di portare anche il suo saluto e quindi per noi era veramente importante. Io mi auguro che comunque questo veramente sia un inizio. E niente, io ti affido con responsabilità, Giuseppe, questo grande evento e mi auguro che tu possa veramente fare tanto qui a Castrovillari. Sulla mia destra, qui a Castrovillari, abbiamo il tecnico regionale FITET Calabria giovanile, Carmelo Romeo, a cui passo il microfono e ci dirà qualcosa in merito a questo movimento pongistico che è fortemente in crescita calabrese, ma quello che voglio sottolineare anche a livello nazionale. Vediamo anche l'ultimo torneo nazionale che si è svolto nella città di provincia di Catania e quindi Santa Severina, passo la parola al tecnico regionale Carlo Romeo per darci qualche delucidazione e qualche suo consiglio in merito. Buongiorno, sono Carmelo Romeo, tecnico regionale del settore giovanile Calabria. Devo dire che negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi due, abbiamo avuto uno sviluppo abbastanza importante per quanto riguarda il settore giovanile. Oltre ai ragazzi già in età, diciamo sui 13-14 anni e qui in zona tra Castrovillari e Cassano ce ne sono diversi, si è potuto registrare, abbiamo registrato
un notevole incremento sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo dei ragazzini più piccoli, quindi quelli che ci possono far ben sperare per il prossimo futuro. E infatti lo scorso anno abbiamo avuto un grossissimo risultato del tutto inatteso con un secondo posto al Ping Pong Kids nazionale, secondo posto della delegazione calabrese, e poi i nostri ragazzi si stanno distinguendo in tutti i tornei nazionali a cui prendono parte, sia quelli più grandi che quelli più piccoletti, stanno facendo benissimo. Infatti, come diceva prima Giuseppe, l'ultimo torneo nazionale a Santa Severina, provincia di Catania, abbiamo avuto due nostre ragazzine al primo e al secondo posto nella categoria giovanissimi, oltre ad altri podi sia nella categoria ragazzi che in quella allievi, quindi siamo proprio un movimento in crescita da tutti i punti di vista. Poi che devo dire, questa manifestazione bellissima, per la prima volta abbinata alla Coppa, al Carnevale di Castrovillari, che è abbastanza importante e conosciuto in tutta Italia, quindi per noi è una vetrina sicuramente importante. E speriamo che il prossimo anno, così ho già lanciato l'idea al presidente regionale, di abbinare questa Coppa Carnevale ai campionati regionali giovanili, quindi avere qui tutti i ragazzi di tutte le categorie a giocarsi titoli di tutte le categorie. Quindi Oggi è una grande giornata per quanto riguarda lo sport a Castrovillari. Vedere qui tanti piccoli giocatori che si cimentano in uno sport che a Castrovillari ancora non ha preso un forte sopravvento, ma noi siamo convinti che con la grande esperienza di Giuseppe De Gai, che ha voluto portare qui stamattina i campionati regionali di tennis tavolo con tante squadre di tutta la Calabria, è una gioia vedere questo palosport che c'è a Castrovillari, pieno di tavoli da tennis che si cimentano i giocatori da piccoli a grandi. È un grande evento che è incorniciato nell'evento più grande che è il Carnevale. Hanno voluto far sì che Castrovillari movimentasse anche il campo sportivo Primo Maggio di questo bellissimo evento. Io sono convinto che chi di fuori stamattina una passeggiata al Primo Maggio vede il campo sportivo, il terreno di gioco con tanti piccoli calciatori e questa palestra piena di di giocatori di tennis tavolo. È un'emozione grandissima vedere piccoli bambini giocare a tennis, ma il complimento maggiore alla comitato regionale che ha voluto organizzare qui a Castrovillari questo bel evento, ma anche in modo particolare a Giuseppe, che si sta cimentando in un grosso sforzo che non guarda solo i bambini, i giovani, giovani che si cimentano a fare questo sport, ma anche i diversamente abili. È un onore che si fa a Giuseppe, è una grande persona che noi speriamo di portare avanti, e il supporto che possiamo dargli saremo sempre vicini. E ci troviamo qui presso la palestra comunale Franceschino Filpo a Castrovillari per questa bella manifestazione di tennis tavolo, campionati a squadre giovanili. E da consigliere regionale in quota atleti del comitato FITET Calabria, con il presidente Petralia e con tutti i componenti del consiglio regionale FITET Calabria, siamo contentissimi di averlo portato nella città del Pollino. Qui a fianco a me abbiamo il presidente del CONI Calabria, Mimmo Praticò, dottor Mimmo Praticò, a seguire il presidente CONI Cosenza e consigliere nazionale del CONI, e a seguire il vice sindaco Carlo Sancinetti. Sulla mia sinistra il presidente FITET Calabria Pino Petralia, e a chiudere il delegato provinciale CONI zona Pollino. Passo il microfono al presidente CONI Calabria, dottor Mimmo Praticò. Buongiorno, grazie, soltanto un intervento per un brevissimo saluto, farvi i complimenti per questa bellissima manifestazione. Devo dire che Castrovillari non è che abbia tantissima occasione di avere questa vetrina come quella di oggi, che grazie alla federazione, al comitato regionale, a Pino Petralia,
Si sta realizzando qui un campionato giovanile di tennis tavolo che è il prologo per manifestazioni più importanti come ci è abituato ormai in questi anni il comitato regionale. Un complimento vivissimo a Giuseppe De Gaio che con grande entusiasmo, con grande passione, con grande impegno ha voluto questa manifestazione qui a Castrovillari. Questo ti fa onore perché mi hai bersagliato a telefonate, ci tenevi moltissimo, come sinceramente ci tengo io ad essere presente in tutta la Calabria, però ti devo fare complimenti particolari proprio per il tuo entusiasmo, ecco, il tuo entusiasmo nel voler organizzare questa manifestazione. Ai ragazzi un grosso in bocca al lupo, mi auguro che questi giovani di oggi possano diventare in tanti campioni del domani, perché il nostro obiettivo, se siamo qui e se siamo dirigenti sportivi, l'unico obiettivo, dicevo, è quello di dare un servizio ai giovani. Per tale motivo dobbiamo essere sempre presenti e sostenerli in tutti i sensi, non soltanto sotto l'aspetto sportivo. Grazie Presidente, passo il microfono al consigliere nazionale Calabria, con i Calabria, Pino Abbate. Beh, chiaramente anche io mi associo a quanto un attimo fa ha detto il Presidente Praticò. Castrovillari è una città sportiva, io mi sento di essere a casa mia perché ho tanti amici, in modo particolare Anna che rappresenta nel territorio proprio l'istituzione, il CONI, quindi come nostra fiduciaria. Mi complimento con l'organizzazione e in bocca al lupo ai ragazzi, che venga il migliore oggi, va? Al vice sindaco di Castrovillari Carlo Sancinetti. Ma io ringrazio tutti per aver invitato a questa bellissima iniziativa e ringrazio il comitato regionale per essere qui presente, per darci anche un supporto di quello organizzativo per quello che Giuseppe De Gaio ha voluto fare e sa fare. Io ringrazio anche il Presidente e tutti coloro i quali si sono cimentati ad organizzarlo. Noi siamo disponibili a qualsiasi evento, saremo vicini sempre a Giuseppe perché sta dimostrando veramente di essere all'altezza. Quindi complimenti a tutta l'organizzazione regionale, ma in modo particolare a Giuseppe De Gaio. E abbiamo anche il Presidente della Gaspollina, Gerry Rubino. Tengo a sottolineare che il primo tavolo ci è stato donato dalla Gaspollino. Senza il loro contributo del primo tavolo non avremmo iniziato questo percorso che ci vede da diversi anni presenti. Prego. Io credo che Giuseppe è molto più bravo di me a decantare il ruolo di questa società che io rappresento, perché lui che fa il presidente da tanti anni sa qual è la vicinanza di questa società a questo evento, a questo tipo di manifestazioni. Entrando in questa palestra ho detto al vice sindaco di Castrovillari che la cosa che mi ha colpito, questo bellissimo colpo d'occhio dei tavoli messi così, sembrano quelle manifestazioni che si vedono solo alle televisioni e pensi che nella tua città non si possono materializzare. Poi vieni la domenica qui al campo e le trovi belle e fatte. Quindi ringrazio tutti coloro i quali hanno organizzato e chi si intende di organizzazione sa quali sono i sacrifici che bisogna fare per portare a compimento questo evento e auguro a tutti voi buon lavoro, grazie. Abbiamo qui anche il delegato territoriale Pollino, Anna De Gaio, prego. Una giornata bellissima di sport e il mio augurio a tutti i dirigenti e ai partecipanti di vivere questa giornata con grande sintonia con i valori della vita, e quindi questa è la giornata più bella che ci possa essere, vivere con lo sport e per lo sport. Auguri a tutti e viva Castrovillari insieme allo sport. Mi sono riservato l'ultima intervista al mio presidente, una persona squisita, un dirigente capace che da 2 anni, da quando ci siamo insediati nel comitato regionale, sta facendo tantissimo per la sua Calabria. Quindi complimenti al mio presidente per aver portato con tutti i consiglieri regionali e con l'aiuto anche del CONI Calabria questa bellissima manifestazione a Castrovillari. Prego. Hai detto bene Giuseppe, stiamo lavorando per la nostra Calabria, per la nostra terra. Questo, valorizzare i territori, è un compito che noi comunque come dirigenti abbiamo, è una responsabilità che dobbiamo avere, e io sono onorato veramente che comunque
siamo qui presenti come federazione, come tennis tavolo, e quindi, ma siamo presenti soprattutto in un periodo particolare di Castrovillari, che è quello che comunque rappresenta il clou dell'attività turistica ed imprenditoriale e tutto quanto col carnevale. Per noi è un grande onore. Io l'ho già detto in tante altre interviste che ho fatto, però un plauso Giuseppe lo dobbiamo fare solo esclusivamente a te, perché se sei riuscito nel piccolo a fare questo è grazie a te. Io mi volevo intanto ringraziare l'amministrazione comunale che ha creduto in questo sport. Ecco, molti quando si sono avvicinati, ho visto molta gente che si è avvicinata, hanno detto: ma io non pensavo che fosse questo il tennis tavolo. Bene, questa è la nostra vetrina, noi riusciamo a fare ancora molto di più, vogliamo essere credibili, e quindi è per questo che comunque spingo, ecco, verso l'amministrazione comunale, ma anche con la Prologo, che ho avuto il piacere di conoscere il presidente Amato, di vedere, ecco, di valorizzare queste attività. E poi un particolare ringraziamento a Mimmo e a Pino, perché comunque sono delle persone che comunque sul territorio si spendono tanto. Avere il CONI qua presente per noi rappresenta veramente un grande onore. È una cornice bellissima, cerchiamo, ecco, di mantenerla. Noi, il nostro impegno come federazione, come comitato regionale, è comunque quello di fare anche la terza edizione qui a Castrovillari.